Ehi, popolo dell'etere, Roldo. buongiorno. Siamo i Dropshadow. Nella fattispecie, nella delegazione un po' etilica Ma rappresentata smetti dal qui proprio. presente cantore o Sara. aedo del secolo Sara. XVI, di nome Enrico Scanu. E Marcello Zaghi, nonché Ci ha detto diventato Sara. Ozzato. Io Ecco. volo. Hola. Salve a tutti, ciao, Scarsissimo, però secondo buongiorno. me non è uscito tanto bene. Eccoci qui, finalmente, convogliati alla fine di questa ardua ma proficua settimana di lavoro. Ah sì, assolutamente. Stiamo festeggiando la chiusura della settimana compositiva, creativa di Dropshark. Adesso avviciniamo perché secondo me non si sente una mazza. Vorrei ricordare che abbiamo il pubblico, quindi siamo più emozionati. Vai pubblico, fatevi sentire! Durante i nostri 5 anni di attività abbiamo recuperato ben 3 fan. E uno è il cantante. Quattro fan, sei tette, questo. ragazzi. Da niente, volevamo raccontarvi un po' la storia di questi ultimi X giorni. 6, mi dicono dalla regia, se, dalla regia, dal proscenio direi. Devo fare il gobbo, scusate, a dopo. Signori, c'è stato un blackout cerebrale del lobo sinistro qui in zona cantante. Per favore, torni in auge. Ma guardi, è passata la ginnastica in acqua. No, torniamo seri perché sembra quasi che abbiamo bevuto. Che questo è tè all'impone. Tornando a noi, il succo qual è? Ci siamo trovati e in un totale di 6 giorni musicali abbiamo portato a termine 5 pezzi. Dovete sapere che le improvvisazioni che noi suoniamo vanno da un numero di 1 fino a un attuale numero di 360. Scusa, ma questo cos'è? 360 abbondanti. E abbiamo scelto di fare la numero 331, 330, 329, 335. 342. In realtà 345. Siamo partiti dal 320 per così sembrava che ne avevamo fatte tante. E niente, tutte le altre, quelle prima, sono state più o meno scartate. Non mi hanno mai fatto dopo un attento esame, tipo senti questa. No. Le basi per il nuovo CD sono mature, ecco. Il materiale sono concrete, fra un po'. Ci sarà il release del prossimo album che uscirà a febbraio 2013, giusto? Più o meno quella data lì, posticipata di un 6, 7, 8 ere geologiche, giusto? Però vogliamo i T-Rex che fanno così, eh? Esatto, ti applaudono e stasiate. Molto interessante. Intervistiamo proprio Sebastiano Benatti e facciamo una conferenza stampa veramente seria. Questo è il volevo chiederle come sono andati esattamente questi ultimi punti. In sintesi, ci è piaciuto molto. Abbiamo lavorato 24 ore su 24. Posso confermare questa cosa? Sì, anche soprattutto Alex, soprattutto Alex e Tommaso che lavoravano per davvero, mentre noi eravamo qui scialli. Il materiale che abbiamo accumulato sta attorno ai 35 minuti. Insomma, più uno siate fiduciosi. Aspettateci qui. Per 365 giorni siamo lì. Dalla regia mi dicono di ridere. Esatto. Chiamiamo il Padovano Zago. La domanda qual è? Quella sua, te la ricordi col cazzo, te ne faccio un'altra. Il bilancio. Cosa ne pensa di questa settimana passata assieme a produrre del materiale musicale? Devo dire, adesso a parte gli scherzi, che è stata una settimana di cui avevamo bisogno tutti quanti. Nel senso che abbiamo ritrovato un po' la creatività e il continuum musicale, cosa che per vari impegni e vicissitudini live. Ah, c'è Alex Tucchi. Scusi. Passiamo ad Alex Tucchi, le sue linee bassistiche la convincono e in qualche modo la attraggono a trovare una nuova via personale verso l'etere platonico? Sì, diciamo che suona un basso. Questa settimana è stata veramente soddisfacente. Nonostante le difficoltà legate al nuovo impegno lavorativo che mi ha coinvolto, custode di un deposito da rigattire. La questione è che è difficile portare avanti questo impegno. È difficile perché cresciamo, perché crescono gli impegni, crescono le responsabilità, iniziamo a lavorare e comunque la passione la portiamo avanti. Diciamo, lavorare parla. Vabbè, gli impegni aumentano comunque in questi momenti in cui riuniamo tutte le energie.
le scegliamo nella sanità. Sì, diciamo, stacchiamo dalla sì, dalla realtà e facciamo la settimana di Dio Santo, sto cercando di stare più. Dicevo, è molto importante per noi avere queste settimane di compositive, anche perché comunque Marco è molto distante da noi, quindi riusciamo ad avere dei momenti di creazione, di creatività abbastanza importanti. Come si potrebbe anche chiudere questa conversazione con questa ultima... Sei tu, viandante dell'etere, vuoi comprare il nostro disco, comunque, vuoi finanziare il nostro lavoro, supporta il trapianto di lobotomia frontale per Enrico Era una conferenza 4, 8, 4, era una conferenza stampa. Vedi, è troppo irascibile per fare un disco. Ragazzi, questo doc non sarà mai interessante. No. Nessuno capiva niente di quello che stiamo dicendo in questo momento. È il momento di fare qualcosa di veramente interessante. Va bene. No, vorrei farvi vedere i 2 litri di sangria, però purtroppo sono andati via. Io lo sapevo che mio fratello non avrebbe mai resistito a far parte di questo video. Mannaggia. Secondo te ce l'hai in conclusione. Punto. Ce l'hai gerundio, eh? E il participio passamente, lo conosci? Non lo conosci il ragazzo, è un po' ignorantello. Volevamo concludere questo video salutando e augurandovi buone vacanze. Ciao vecchi! Ciao! Andate in vacanza! Divertitevi, non fate come noi che stiamo chiusi in casa a suonare tutto il giorno. E ricordate, violentate i vostri musicisti! Che sembra male. Oh, non stavo registrando. Ciao Jacopo, bennato, ti vuoi il maglietto? Ti vuoi scarpa? Io esco English, vedi che faccio? Dropshare proporranno un nuovo GIF nel loro sito. Prova Enrico Scanu. Hai presente lo squalo dietro una bottiglia di raboso? Sarà un nuovissimo gioco a premi. Cazzo, devo farmi la pinna, Alex, fammi... No! Vuoi finanziare il nostro disco? Aspetta. No, aspetta! Cazzo, avevo una prospettiva fantastica. Ehi tu, viandante dell'etere. Cazzo, guarda! Sei la scarpa di... Oh, è la nuova copertina. La salamoia! Fammi prendere questa scarpa. Cazzo, la scarpa che è simbolo del viaggio che stiamo per... Aspetta, questo va. Guarda. Questo è un incredibile giorno. Vorremmo finire questa settimana contributiva di settimanale linguistica, nonché musicaria varia, per presentarvi i Dropshard. Tommaso Mangione, che abbiamo anche l'altro litro di sangue. Batteria. C'è un cellulare che suona, di chi è? C'è un cellulare che suona. Immaginavamo. Rimanete in linea.